Per il sesto anno consecutivo, Siena diventa capitale del documentario grazie all'iniziativa della Festa del Documentario Sociale e di Costume, hai visto mai, organizzato dal direttore artistico Luca Zingaretti. Questa volta intanto l'importante è che siamo ancora qui, nonostante ovviamente le difficoltà che tutti i festival hanno dovuto affrontare quest'anno, la crisi, Italia, eccetera. Noi siamo ancora qua a presentare la sezione in concorso quest'anno di Nove Documentari e poi tante iniziative, tra cui posso dire di aver l'onore di ospitare dei personaggi molto importanti, soprattutto perché ci racconteranno la loro storia, le loro esperienze, come per esempio Eugenio Scalfari, Alberto Giorrosa, Fabrizio Gatti, giornalista dell'Espresso, Margherita e Masolino D'Amico, che verranno a commentare il documentario sulla vita di Suso Cecchi D'Amico. E poi abbiamo una mostra di videogiornalismo, una mostra su. Insomma, diciamo che quest'anno le cose, contrariamente, abbiamo deciso invece di giocare in difesa, di giocare d'attacco e investire molto energie e anche cercare di utilizzare al meglio i finanziamenti che siamo riusciti a racimolare. Sì, io spero che lo diventi sempre di più. Devo dire che l'altro anno, 2 anni fa, abbiamo fatto un'iniziativa che ha visto proprio la città stringersi intorno a questo festival. L'altro anno poi c'è stato quel bellissimo momento nelle sale del comune con Pietro Grasso e gli altri ospiti, Gerardo Colombo. Quest'anno vogliamo un po' confermare questa tendenza dei senesi a sentire questo festival come qualcosa che gli appartiene. Un momento in cui tutti guardano alle all news, a queste notizie veloci che arrivano, non c'è mai, diciamo così, approfondimento anche su network nazionali. Il documentario è un qualcosa di raro, anche l'inchiesta giornalistica oggi. Beh, è proprio quello il motivo per cui io, quando mi era stato chiesto di fare qualcosa in questa città, ho optato per il documentario. Ero proprio fresco del mio secondo documentario. Penso che il documentario, specialmente come diceva lei, in un momento come questo, in cui il momento tra il tempo tra la cosa che accade, la notizia che ne viene data, è brevissima, questa brevità, se in qualche modo è importante, però va a scapito della informazione, della verifica delle fonti e dell'approfondimento della notizia che viene data. Il documentario al giorno d'oggi rappresenta un po' una riappropriazione di questo momento di riflessione. Fra chi sostiene il festival c'è la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che crede davvero nel progetto e più in generale sulla cultura. Ci siamo insieme ad altre istituzioni in realtà senesi, sono già 6 anni che facciamo parte appunto di coloro che sostengono questa iniziativa di Zingaretti e quindi questo festival visto mai, che mi sembra quanto mai, proprio per stare in tema, significativo. Cioè si parla, si cerca di valorizzare il ruolo del documentario. Il documentario si dà, attraverso il documentario si può avere una visione di quello che rappresenta un territorio, della vita, dei problemi, della natura, dell'arte, della cultura, come diceva lei. Quindi il documentario riesce proprio a fermare quello che è il momento di vita di un qualcosa, ma al tempo stesso però riesce anche a proporlo, perché anche attraverso il documentario appunto si può sviluppare anche un ragionamento di tipo economico. Comunque però vorrei sottolineare quello che lei ha detto, cioè l'aspetto culturale dell'evento, proprio perché anche attraverso il documentario ritengo si compia questa opera di valorizzazione di un territorio. Quindi nel settore dell'arte e della cultura, al settore dell'arte e della cultura, chiedo scusa, la Fondazione è sempre stata molto sensibile. E siamo lieti, ecco, di poter rinnovare anche quest'anno questa grande e importante forma di collaborazione con Zingaretti.